perché a tutti noi è stato dato Gesù Cristo, il figliolo di Dio. Alleluia. E questo è il frutto dell'amore dell'Eterno. Oh, quanto è stato bello quando gli angeli arrivarono sui monti di Betlemme, dove si udì la voce del grande annunzio, dell'introduzione del Messia. Il dono dell'amore spuntò dai cieli. Vi annunziamo una grande allegrezza che tutto il popolo avrà, e cioè che oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo Gesù il Signore. Fu donato dal cielo, dal seno dell'Onnipotente. Dio, l'amore vero, si è estrinsecato ed ha mandato verso la terra l'aiuto necessario, l'amore, la benevolenza per tutti. Alleluia. Gloria al Signore. E qui questa sera tutti siamo il frutto di quell'amore. Come ci sentiamo? Come vi sentite? Quali sono i vostri rapporti con gli altri? Vi sentite legati o separati dagli altri? Del risentimento dentro di voi? Che cosa c'è nella vostra vita? Amaritudine? Liberatevi! Nel nome di Gesù, liberatevi! E vi sia pace, e pace abbondante nella vostra vita. Nessuno può dire a Dio ciò che deve fare. Dio è il padrone. E se è il padrone, ed è buono, ed è amore, sa come trattare ciascuno di noi. E il suo trattamento, buono o cattivo, secondo come lo stimiamo, è sempre trattamento divino, santo, è sempre per la nostra salvezza. Non importa come ci date, anzi, voglia il Dio vergarci oggi perché domani si possa essere salvati. Amen. Amen. Gloria a Dio. Benedetto il Signore. Alleluia. Da questo conosciamo che Dio è con noi. Lo sentiamo? Lo viviamo e possiamo dire c'è. Se al posto di quello c'è altro, è chiaro che non c'è. E purtroppo la scrittura dice che c'è perdizione. C'è perdizione. C'è morte. Addirittura ci dice che si è dal maligno, del maligno. Oh sì, o amiamo e siamo di Dio, o non amiamo e siamo del diavolo. Non c'è altra alternativa. Siamo qua davanti all'altare. Credetemi, non volevo predicare questa sera, ma si è fatta la volontà di Dio. Voglia il Dio coprirci, rivestirci e riempirci di Lui, di tutta l'essenza della sua bontà, bontà che è carica d'amore. L'amore, noi non abbiamo amato Dio, Dio ha amato noi, Egli ci ha amati per primo. Ecco dove nasce l'essere riconoscente e l'essere grati a Dio
perché un dono ci è stato fatto. E lo possiamo toccare con le mani. È qui. 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 Gloria a Gesù. E quando va, e quando corre, e quando cammina, e quando tocca, c'è guarigione, c'è liberazione. L'opera dell'amore è l'opera che il diavolo teme. Il diavolo ha paura dell'opera dell'amore. Anzi, si ribella. Cerca di combattere, cerca di confondere le menti e cerca di coprire, di occultare i disegni dell'amore di Dio. Ma noi sappiamo dov'è l'amore e che cos'è l'amore. Lo sappiamo, vero? L'abbiamo imparato. Gloria al Signore. Domani un'opera nuova, una vita nuova. Domani un'espressione nuova, una considerazione nuova, una scoperta nuova. Oh sì, perché l'amore è senza confini ed è sempre nuovo ed è sempre più bello ed è sempre più grande. Alleluia! Perché Dio, oh, non puoi finire di scoprire. Oh, tu non puoi finire di scoprire il tuo Dio. Ogni giorno ne scopri un pezzetto se continui a studiare su di Lui. Alleluia. Gloria al Signore. Oh sì, Gesù è sul duro legno di croce appeso. E quello che Dio ha donato è l'offerta dell'amore. Ma pende dai chiodi. Ribella di Gesù. Sei stato giusto. Non hai mai peccato. Non hai mai sbagliato. Ribellati o scendi giù di croce e vendicati. Dicevano alcuni. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E poi con una dolcezza indicibile, guardando quelli che l'avevano trafitto, diceva con il sentimento più alto: Padre, non comprendono quello che fanno. Perdona. Gesù come uomo sentiva la vita fuggir da lui. Sentiva se stesso venir meno, cadere, crollare. Ma lui conosceva il fine di questo lavoro, di quest'opera. E vedeva dietro di sé i tanti che dovevano essere salvati. Perciò, nelle tue mani, oh Dio, rimetto il mio spirito. Sono qui per donare la mia vita, per riprenderla poi. Questa è l'opera dell'amore. L'amore dà tutto. E non nega nemmeno a quelli che oltre al mantello ti tolgono anche la tunica. E tu non neghi nulla. Ti offendono e tu lasci che ti offendano ancora. E tu non dici niente. Per alcuni hai torto perché stai zitto, ma per Dio la tua ragione è innegabile. Gloria a Gesù. E Gesù si raccomanda al Padre e piega il capo e si dà come prezzo di riscatto per tutti gli uomini. E Dio l'accetta. E dopo che l'ha accettato, ha preso la terra e l'ha scossa. L'ha fatto tremare, ha fatto venire il terremoto. Alleluia! Il cielo s'oscurò
la cortina del tempio si ruppe in due. Alleluia! E tutti gli uomini spaventati dissero: veramente, veramente costui era il figliolo di Dio. Qui nasce il riconoscimento di lui nella sua morte e nella tua morte e nella tua rinuncia, nella tua abnegazione. Tu ritrovi la tua vita, ritrovi te stesso, non nella difesa, non nel ridomandare i tuoi diritti, non laddove tu accetti di combattere e di far torto a qualcuno, ma nel dare te stesso, nel far rinuncia di tutto il piacere che l'anima tua domanda. Gloria a Gesù. Dio, Dio, mi perdo in te. Dio, non so più cosa dire. Dio, sei, stai al di là dei miei concetti. Oh, quanto sei profondo, quanto sei grande. Oh, Dio, aiutami a comprenderti. Gloria a Gesù. Benedetti Dio. Qualcuno dice: ma perché sei dato? Non lo capisco. No, non lo puoi capire se non ti dai per servirlo. La rivelazione ti viene da Dio e l'amore è rivelazione che viene da Dio. E non lo puoi mai capire se non accetti questa rivelazione che viene da Lui. Gloria a Gesù. Fratelli, una cosa ci resta prima di andare via dalla terra: compiere l'amore di Dio in noi. Che abbiamo da guadagnare in questa vita? Che cosa c'è di bello in questa vita? Che cosa c'è qui che ti prometta benessere duraturo? Quali sforzi farai per guadagnare un po' dell'ideale di certi uomini? Oh Dio, abbi pietà di noi e concedici solamente di guadagnare un posticino all'ombra delle tue ali. Amen. Un posticino, Signore, all'ombra delle tue ali. Gloria a Gesù. Non abbiamo portato nulla su questa terra, nulla porteremo via dalla terra, quindi quello che ci attende è il fare la volontà di Dio. Fratelli, amatevi, perché l'amore è da Dio. Sorelle, amatevi, perdonatevi. Riguardate il Cristo che è morto e ha dato se stesso perché questa famiglia rinsaldasse i propri legami nel suo regno e formasse la vera famiglia di Dio. Cominci la famiglia a formarsi, a prendere forma negli ambiti di questo santo, glorioso e benedetto amore. E l'amore che non finirà mai di fare del bene. E l'amore che continuerà fino alla fine a fare il bene che Dio ha designato questo amore facesse. Alla fine di questa dispensazione, il giudizio. Ma questa è la dispensazione dell'amore. Perciò badiamo a quello che faremo, a quello che diremo. Guardiamo l'uscio della nostra bocca, che non escano parole cattive dalla nostra bocca, parole di violenza, specialmente quando trattiamo con i nostri figlioli.
Non lasciamoci prendere dall'ira per trattarli male, con parolacce, come alcuni sono abituati a dire. I figli imparano dai genitori e poi si vuole che questi vengano ai piedi della croce. Come? La tua vita si riflette sui tuoi figli. Lascia che la vita di Cristo si rifletta su loro e vedrai come verranno ai piedi della croce, ai piedi della giustizia, ai piedi della verità. Gloria a Gesù. Non sento più di continuare. Vorrei finire con una preghiera. Vi prego di alzarvi. O Dio onnipotente, creatore e Signore del cielo e della terra, Signore, questo amore che Tu, per queste povere e miserabili bocche, cerchi di descrivere, fa che abbia effetto, l'effetto che Tu solo sai dare. Signore, queste nostre espressioni siano le Tue espressioni, che sia dato l'ordine e il maleficio sgombri il passo, sparisca, fugga nel nome di Gesù e l'anima sia libera e lo spirito si elevi in ambiti alti e il regno di Dio divenga eloquente. Alleluia, e si nodi e si veda e si senta in mezzo alla terra. Dio sana tutti gli spiriti, inonda d'amore, di pace, di grazia, di benignità. Signore, magnifica te stesso. Dio, intenerisce il cuore duro e dai la vista a chi è cieco. E non si dica più io amo Dio laddove si odia il fratello, perché là c'è bugia. Dio, facci conoscere il tuo nome. Rivelaci il tuo nome. Rivelaci la tua bontà ancora una volta, oh Signore Dio. Magnifica te stesso. E sana, guarisci tutte le infermità spirituali e anche fisiche nel nome di Gesù. Dio Padre, nelle tue mani rimettiamo il nostro spirito. Venga il tuo regno e tua volontà sia fatta in terra come fatta in cielo. Nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen.